Iniziamo la celebrazione con il canto Vi darò un cuore nuovo. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Vi aspergerò con acqua pura e vi purificherò e voi sarete purificati. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Direi che succede ad ogni messa, ma succede in modo particolare in questo tempo di Quaresima. Succede in modo ancora più speciale in questo tempo così particolare di questa emergenza per il coronavirus. C'è il Signore. Si fa presente in mezzo a noi, si fa presente in modo particolare nell'Eucaristia che celebriamo. E direi il Signore ci educa, ma ancora di più ci allena. Ci allena perché diventiamo capaci di camminare con Lui, camminare secondo i Suoi piani, secondo i Suoi progetti, di metterci sulle Sue strade. Il Signore ci allena. Questa domenica è la domenica dell'incontro tra Gesù e il cieco. E lì non c'è semplicemente un miracolo dove Gesù con una bacchetta magica guarisce un cieco. È Gesù che allena quel cieco per farlo diventare capace di vedere. Ma vedere come ha in mente lui, vedere secondo i suoi piani, i suoi progetti. È il Signore che ci allena. Allora domandiamo perdono, perché forse tante volte facciamo fatica a lasciarci allenare dal Signore. Abbiamo bisogno di essere risanati da Lui. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Preghiamo. O Padre che per mezzo del tuo Figlio operi mirabilmente la nostra redenzione, concedi al popolo cristiano di affrettarsi con fede viva e generoso impegno verso la Pasqua ormai vicina. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal primo libro di Samuele. In quei giorni il Signore disse a Samuele: riempi d'olio il tuo corno e parti. Ti mando da Jesse,
il Betlemita, perché mi sono scelto tra i suoi figli un re. Samuele fece quello che il Signore gli aveva comandato. Quando fu entrato, egli vide Eliab e disse: «Certo, davanti al Signore sta il suo consacrato». Il Signore replicò a Samuele: «Non guardare al suo aspetto né alla sua alta statura. Io l'ho scartato, perché non conta quel che vede l'uomo. Infatti, l'uomo vede l'apparenza, ma il Signore vede il cuore». Jesse fece passare davanti a Samuele i suoi 7 figli, e Samuele ripeté a Jesse: «Il Signore non ha scelto nessuno di questi». Samuele chiese a Jesse: «Sono tutti qui i giovani?» Rispose Jesse: «Rimane ancora il più piccolo, che ora sta a pascolare il gregge». Samuele disse a Jesse: «Manda a prenderlo, perché non ci metteremo a tavola prima che egli sia venuto qui». Lo mandò a chiamare e lo fece venire. Era fulvo, con begli occhi e bell'aspetto. Disse il Signore: «Alzati e ungilo, è lui». Samuele prese il corno dell'olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli, e lo spirito del Signore irruppe su Davide da quel giorno in poi. Parola del Signore Dio. Gloria a te. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me, il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici, ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come figli della luce. Ora il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Cercate di capire ciò che è gradito al Signore. Non partecipate alle opere delle tenebre, che non danno frutto, piuttosto condannatele apertamente. Di quanto viene fatto in segreto da coloro che disobbediscono a Dio è vergognoso perfino parlarne, mentre tutte le cose apertamente condannate sono rivelate alla luce. Tutto quello che si manifesta è luce. Per questo è detto: «Svegliati, tu che dormi, risorgi dai morti, e Cristo ti illuminerà». Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Lode a te, o Cristo, Re d'eterna gloria. Lode a te, o Cristo, Re d'eterna gloria. Io sono la luce del mondo, dice il Signore. Chi segue me avrà la luce della vita. Lode a te, o Cristo, Re d'eterna gloria.
te, o Cristo, re d'eterna gloria. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, passando, vide un uomo cieco dalla nascita. Sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va a lavarti nella piscina di Siloe», che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, poiché era un mendicante, dicevano: «Non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina?» Alcuni dicevano: «È lui», altri dicevano: «No, ma gli assomiglia». Ed egli diceva: «Sono io». Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva riacquistato la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei farisei dicevano: «Quest'uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato». Altri invece dicevano: «Come può un peccatore compiere segni di questo genere?» E c'era dissenso tra di loro. Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu che cosa dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi?» Egli rispose: «È un profeta». Gli replicarono: «Sei nato tutto nei tuoi peccati e insegni a noi?» E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori. Quando lo trovò, gli chiese: «Tu credi nel Figlio dell'uomo?» Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in lui?» Gli disse Gesù: «Lo hai visto, ecco lui che parla con te». Ed egli disse: «Credo, Signore», e si prostrò dinanzi a lui. Parola del Signore. Anche in questa messa che stiamo celebrando, anche se siamo qui proprio in formato ridotto, però è chiaro che questa è la messa che noi celebriamo pensando alle nostre comunità, ai nostri paesi, alle nostre contrade, a tutte le nostre famiglie, persone. È una messa che celebriamo abbracciando tutti quanti. Cioè, anche in questa messa il Signore ci raccoglie e vuole allenarci, vi dicevo nel cominciare, no? Vuole allenarci per farci diventare capaci di camminare come Lui, vedere le cose come Lui e seguire un po' le sue strade. Ecco, il Vangelo, Gesù è il cieco. C'è questo cieco che alla fine viene reso capace di vedere quello che è importante. Perché quello che è importante non è è semplicemente la guarigione fisica, no? Della sua cecità, ma quello che è importante è che è riuscito a riconoscere che Gesù è lì davanti a lui, è colui che parla con te, è lui che risponde: «Credo, Signore». Si prostrò dinanzi a lui. E Gesù, allenandolo, attraverso anche le varie vicissitudini che ci sono state, no? Nel corso di questa guarigione, allenandolo, lo rende capace di questo. Ecco, io vorrei tentare di trasmettere un po' la mia riflessione facendo riferimento a tre immagini, come
quasi quasi tre fotografie, tre fatti che mi sono rimasti impressi in questi giorni, in questo periodo, dove mi pare che se mi lascio, se ci lasciamo guidare dal Signore, Lui ci educa a vedere le cose nella sua prospettiva. Il primo fatto a cui faccio riferimento è proprio legato al dramma di questi giorni, quell'immagine che penso ha toccato tutti quanti, quella che abbiamo visto un paio di giorni fa, quella lunga fila processione di camion militari che sono andati a prendere le bare dei morti nel cimitero di Bergamo e poi si sparpagliavano per distribuirle in vari cimiteri della zona. C'è quella lunga processione di camion, quelle bare. A me viene da pensare, cioè a noi viene da piangere, ma a me viene da pensare che anche il Padre Eterno, anche Dio si è messo a piangere di fronte ad una scena del genere. Tutti quei morti, morti senza un familiare accanto, senza un prete che celebri un funerale, che li accompagni nell'ultimo passo della loro vita, senza un fiore su quelle bare. Ma sicuramente anche Dio ha pianto. Ma un Dio che piange, cosa vuol dire? Se ci crediamo veramente, cioè vuol dire che è un Dio che non resta estraneo alle nostre tribolazioni, alle nostre fatiche, non resta estraneo davanti a questi drammi. E mi viene da pensare, è il Vangelo che ascolteremo domenica prossima, mi viene da pensare a Gesù che piange di fronte alla tomba di Lazzaro. Però vedete, cioè dove Gesù ci vuole allenare, perché è già tanto, è già importante, è già una cosa grande arrivare a piangere, arrivare a questo punto. Però Gesù davanti alla tomba di Lazzaro piange e dopo dà quell'ordine: Lazzaro, vieni fuori. Come, quando, in che maniera vieni fuori? Lo sa il Signore. Come andrà a finire questa storia? Cosa sarà il frutto di questa storia, di questo virus? Lo saprà il Signore. Però è il Signore che ci insegna, ci allena a piangere, ma con dentro nel cuore la certezza che da lì nascerà qualcosa. Lazzaro, vieni fuori. Ecco, questa immagine drammatica io vorrei che fosse impressa, ecco, nel cuore nostro, di tutti quelli che ci seguono, in questa messa, in questa domenica. Allora, prima immagine. La seconda immagine, qui nessuno, forse questa è più positiva, è stata una telefonata che ho fatto qualche giorno fa. Una famiglia, c'è una famiglia normale delle nostre, insomma, no? E marito, moglie, tre figli, figli ormai grandi, perché sono tre figli dai 15 ai 22, 23 anni. Quindi, e lì, con le quattro chiacchiere lì al telefono veloci, io ho percepito, cioè, la bellezza, la contentezza di quella famiglia, che adesso siamo tutti qua chiusi in casa. Però ci godiamo il nostro stare qui insieme. E non è tanto scontato, no, che genitori ormai che cominciano ad avere la loro età, figli che sono nell'età turbolenta della vita, ci godiamo il nostro stare insieme. E dentro di me mi sono fatto un pensiero, ma ascolta, allora vuol dire che
dentro il dramma di questi giorni, dentro le fatiche, tutti i travagli che ci possono essere in questi giorni, è che c'è anche la possibilità che rifioriscano queste realtà, queste esperienze. Una famiglia che gode del poter stare insieme, magari costretti dagli eventi, però adesso è una cosa bella, ci godiamo questo nostro stare qui insieme a ridere, a scherzare, forse anche qualche parola di litigio, ma anche godere di questo stare insieme. Il Signore che ci allena, credo che anche il Signore che ci allena a vedere come in mezzo a noi ci sono di queste esperienze. Io ho in mente questa perché l'ho sentita al telefono qualche giorno fa, ma chissà tra di noi, anche nelle nostre case, nelle nostre famiglie, quante ce ne sono di queste esperienze. Facciamo finta di niente? No, godiamo e guardiamole e lasciamo che il Signore ci apra gli occhi, come li ha aperti al cieco, e ci faccia vedere. Terza esperienza un po' simile a questa, ma questa mi è successa qualche settimana fa. E quando, parlando con una mamma, lì c'era il suo ragazzino di 7-8 anni, non so, più o meno, e mi diceva questa mamma: ma sai quanto mi stupisce mio figlio? Ma non solo perché fa domande imbarazzanti, è classico, no, dei bambini fare domande birichine ai genitori, ma mi dice di quelle cose, mi dà di quei suggerimenti, mi fa di quelle riflessioni che io resto lì a bocca aperta. Mi stupisce in una maniera. E allora questa mamma che mi diceva, io ero lì che la guardavo, ma la guardavo con un atteggiamento, spero, proprio anche di simpatia, far vedere come ero contento di sentire queste cose, no? Cioè la guardavo, ma non sono stato capace di dir niente. La guardavo zitto. Penso che lei abbia capito che il mio sguardo era uno sguardo di condivisione, di compiacimento per quello che mi raccontava. Però dopo ripensandoci e mi sono detto, ma forse se fossi riuscito ad aggiungere due parole. E le due parole potevano essere di questo genere: ma se tuo figlio ti dice certe cose, ti insegna certe cose, ti stimola a fare certe cose, ma forse qualcuno o qualcuna ha messo nel cuore di tuo figlio, forse sei stata tu ad educarlo, ad allenarlo, ad insegnargli ad apprezzare, a cercare certe cose. Forse qui c'è anche il frutto di tutto quello che tu stai facendo per tuo figlio. Forse dico avrei voluto, ma forse è stato meglio anche che abbia taciuto. Perché è chiaro che ci sono delle cose che a volte non si riescono a spiegare con le parole, però sono vere. Allora sempre è quel Signore che mi allena, ci allena a vedere con i Suoi occhi. Allora il vedere, per esempio, l'esperienza di questa mamma col suo ragazzino, chiaramente alle spalle c'è anche il papà, perché anche il papà è di una buona stoffa. E dire: guarda il Signore cosa sta facendo, cosa sta lavorando in questa, come sta lavorando in questa famiglia, in questa coppia, in questi genitori, in questi figli, e riconoscerlo. È il Signore che ci allena a vedere. Allora, concludo dicendo: questa è la domenica, Gesù è il cieco. La guarigione del cieco non è un tocco di bacchetta magica di un Gesù che di punto in bianco permette a questo cieco di vederci. No, è una guarigione che va nel profondo di quest'uomo, è un allenamento che Gesù fa con quest'uomo,
il Vangelo, dopo se lo leggiamo per intero, ci racconta anche di tutte le traversie, tutte le discussioni, i contrasti che sono nati da questa guarigione, ma il risultato è che attraverso questo allenamento il cieco diventa capace di mettersi davanti a Gesù, riconoscerlo per quello che è e dire a lui: credo Signore, e prostrarsi davanti a lui. Allora anche nei fatti della nostra vita, no? Pensate a quello a cui ho fatto riferimento, anche i drammi di questi giorni, anche tanti fatti ordinari che succedono nella nostra vita, come il Signore ci allena a diventare capaci di vedere a modo suo, secondo i suoi piani, secondo i suoi progetti. E diciamo grazie, Signore. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Uniamo le nostre anime e le nostre voci perché la comune preghiera sia capace di attraversare le nubi e di giungere come il grido del povero fino al trono di Dio. Diciamo insieme: ascolta, o Padre, la voce del tuo popolo. Ascolta, o Padre, la voce del tuo popolo. Perché i candidati al battesimo nella grande veglia di Pasqua siano accolti come un dono grande del Padre e risveglino in tutti noi la coscienza di essere un cuor solo e un'anima sola, una sola famiglia nata nelle acque del battesimo per opera dello Spirito Santo. Preghiamo. Ascolta, o Padre, la voce del tuo popolo. Perché tutti ritorniamo al nostro fonte battesimale per rinnovare la rinunzia al maligno e godere dell'adesione della fede in Cristo, che valgono come statuto della nostra vita. Noi ti preghiamo. Ascolta, o Padre, la voce del tuo popolo. Perché accogliendo l'invito del Signore, ci rivolgiamo al Ministro del Perdono per celebrare insieme il sacramento della riconciliazione, battesimo delle lacrime e segno della nostra conversione. Noi ti preghiamo. Ascolta, o Padre, la voce del tuo popolo. Perché i sanitari, i politici e tutte le comunità colpite dalla malattia del coronavirus siano confortate dalla comunione dei santi in Cristo, dalla preghiera di ciascun battezzato e si uniscano al banchetto della fraternità. Noi ti preghiamo. Ascolta, o Padre, la voce del tuo popolo. Perché la Chiesa, qui presente in comunione spirituale intorno all'altare, si purifichi da tutto ciò che oscura la fede, indebolisce la speranza ed estingue la carità, per celebrare in una vera comunione di anime la festa pasquale. Preghiamo. Ascolta, o Padre, la voce del tuo popolo.
Cioè, quante volte in questi giorni noi preti abbiamo sentito voci da parte della nostra gente, voci di ringraziamento. Sentiamo, capiamo che ci siete vicini, che ci ricordate, che pregate per noi. È bello questo. E vorrei che allora questa voce di ringraziamento fosse anche una voce che sale al Signore, non solo come ringraziamento, ma anche come preghiera vicendevole l'uno per l'altro. Preghiamo uno per l'altro, ci sosteniamo a vicenda, ci aiutiamo ad attraversare anche questo tempo così difficile. Ecco, noi presentiamo tutte le nostre preghiere al Signore e le presentiamo per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ti offriamo con gioia, o Signore, questi doni per il sacrificio. Aiutaci a celebrarlo con fede sincera e ad offrirlo degnamente per la salvezza del mondo, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Nel mistero della sua incarnazione, egli si è fatto guida dell'uomo che camminava nelle tenebre per condurlo alla grande luce della fede. Con il sacramento della rinascita ha liberato gli schiavi dell'antico peccato per elevarli alla dignità di figli. Per questo mistero il cielo e la terra intonano un canto nuovo e noi, uniti agli angeli, proclamiamo con voce incessante la tua lode. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Santa Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, i patriarchi di tutte le chiese, il nostro Vescovo Giuseppe e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, in particolar modo i nostri cari, i defunti per la malattia del coronavirus, i bambini rifiutati e quindi mai nati, le anime più bisognose della tua misericordia, i morti di morte violenta e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Vergine Maria, Madre di Dio, con gli Apostoli, i gloriosi martiri nella fede e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo Spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Mentre noi facciamo la comunione eucaristica con il corpo di Gesù, io penso a tutte le persone che ci seguiranno e che faranno la comunione spirituale. Alla fine è l'unica comunione con il corpo di Cristo. Preghiamo insieme. Signore Gesù, poiché non posso accoglierti in me attraverso il sacramento dell'Eucaristia, apro il mio cuore alla tua venuta spirituale. Ti riconosco come Signore e Salvatore, sorgente di pietà e di misericordia per tutta l'umanità in travaglio. Sii tu l'ispiratore delle soluzioni idonee a porre rimedio alle sofferenze materiali, sociali e spirituali che ci affliggono particolarmente in questi giorni. A te, fatto Eucaristia per amore, chiediamo il dono di santi sacerdoti. Ti affidiamo l'intera umanità smarrita perché riconosca solo in te la sua sorgente di vita e di speranza, di solidarietà fraterna e di vera felicità. Amen. Preghiamo. O Dio che illumini ogni uomo che viene in questo mondo, fa risplendere su di noi la luce del tuo volto perché i nostri pensieri siano sempre conformi alla tua sapienza e possiamo amarti con cuore sincero per Cristo nostro Signore. Amen. Ecco, concludo con due inviti. Ecco, il primo è, cioè, non vergogniamoci, non abbiamo paura di piangere di fronte ai drammi che si stanno consumando in questi giorni. Alcuni li possiamo conoscere, altri non li vediamo, ma ci sono. Anche oggi pomeriggio, oggi è sabato, altre 50 bare sono partite da Bergamo verso Ferrara su quei camion militari, senza una persona cara, senza un prete, senza un fiore. Però piangendo prepariamoci ad ascoltare la parola che sentiremo domenica dal Vangelo: Lazzaro, vieni fuori.
e mettiamo alla prova la nostra fede. La seconda cosa, il secondo invito che vi vorrei fare, ripeto quello che vi facevo già domenica scorsa, ecco, la benedizione che noi preti ora inviamo arrivi sulla porta della vostra casa, ma dopo prendetela in consegna voi. Scambiatevela, marito tra marito e moglie, tra genitori e figli, tra figli e genitori. Scambiatevela, scambiatevela. È la benedizione del Signore che parte da questa messa che abbiamo celebrato e che arriva nel concreto della vostra casa, della vostra famiglia. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Buona domenica. Concludiamo la celebrazione con il canto Vi darò un cuore nuovo. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Vi aspergerò con acqua pura e io vi purificherò e voi sarete purificati. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Io vi libererò da tutti i vostri peccati, da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Porrò il mio spirito dentro di voi, voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi.